Buonasera a tutti. Vi piacerebbe saper fare queste torte incredibili? A me piacerebbe solo mangiarle, perché sono sincera, credo che sia veramente, veramente impegnativo. È un'arte, quella del cake designer, che stasera cercheremo di svelare in qualche piccolo particolare. E poi stasera invece avremo una signora così carina e affettuosa, che è proprio il prototipo della cuoca di casa. Ha lavorato per tanti anni e ha deciso poi di dedicarsi a una sua grande passione, la cucina. Però queste torte hanno un autore, perché il cake designer è un artista, e queste hanno il nome di Marzia. Eccola qua, la nostra Marzia. Buonasera Maria, buonasera a tutti. E la nostra Vanna. Buonasera, tutte e due. Oh, stasera tutto dolce, eh? Sì. Colesterolo a go-go. Colesterolo dei golosi. Puntata dei golosi. Qui vedo che c'è tutto pronto, pennelli, tutti questi colori, pasta di zucchero di mille colori, veramente tutte le sfumature del rosa. E poi qui abbiamo i biscotti che faremo nella ricetta di domani, fra l'altro, delle ore 13. E qui abbiamo una ricetta della Vanna. No, questa è sempre sua. No, è mia. Questa è sempre tua. Questa è di un corso che abbiamo fatto, è la torta di una mia allieva. Questo era per farvi capire che anche da zero, senza mai aver messo le mani in pasta, si può realizzare qualcosa. Addirittura, quindi questa qui si può fare da zero. Sì. E allora, l'ho ideata senza l'utilizzo di particolari attrezzature, ma si può ricreare a casa. Questa praticamente è un ricordo del mare. E poi abbiamo le melagrane della Vanna che portano fortuna. E quindi, insomma, le torte così belle sono per gli anniversari in genere, di nozze, anniversari, insomma, anniversari, festeggiare. Festeggiamenti, sì. E quindi il simbolo dei festeggiamenti, perché benaugurante la melagrana. Certo. E tu invece che ci fai oggi? Io faccio un dolce che ho inventato io, faccio un tiramisù, si fa soufflé. Oh, c'è sempre bisogno di un tiramisù, è vero, di questi periodi. Allora, diciamo subito di iniziare con la Marzia. Marzia, fra l'altro, ha questo atelier di torte, potremmo dire, e non solo, a Prato. A Prato, in via Ernesto Guevara 12. E quindi se uno vuole trovare... Andiamo al nostro laboratorio. Ecco, se vuole trovare la torta giusta e personalizzarla all'evento, che può essere per i nonni e per i bambini, si accorda con te, decide, fai delle prove. E questo sederino all'aria, che cos'è? È una torta. Era il compleanno di un bimbo di un anno. Quindi queste sono tutte torte, quelle torte che passano lì, che hai realizzato tu? Alcune da esposizione e alcune vere. Queste sono tutte vere. Un'infermiera, un anniversario. Ah, la Rosa Rossa è un classico. La torta del mio compleanno. Questa è proprio il massimo, hai dovuto per lavorare un appassionato anche per di viaggi, abbiamo ricreato le Hawaii, amante dell'Inghilterra, di UK, topolino per un bambino. Oh, mamma mia. Per una signora, amante del punto e croce. No, quella del punto e croce, veramente dovrei vederla. Una signora meglio. Che ha cambiato lavoro, quindi un bambino appassionato dei dinosauri. Trinina. Ma quante Thomas. Torte hai fatto nella tua vita? Tante. Ma 5 anni che ho iniziato un po' da sola, da autodidatta, come hobby, diciamo, e poi l'ho trasformato anche in un vero e proprio è lavoro. Carina. Vanna, tu che hai fatto bellissimo. Migliaia di muffin nella tua vita e domani alle ore 13 ci svelerai nella ricetta, che dici? Sono stupendo. Questo è per un carabiniere, che cos'è un parano? Un ragazzo di una mia amica tornava dopo 6 mesi di missione in Iraq e gli ha regalato praticamente il basco dei Tuscania, che salutiamo perché insomma, fanno veramente. Cose molto importanti laggiù, non la voleva tagliare. Gli hanno detto che non la voleva tagliare. Questi due invece sono due anniversario di nozze, super scimmia. Questo era un battesimo, 4 piani, ora non lo vediamo, era 4 piani di torta. Io e mio babbo l'inaugurazione. Mi sembra anche giusto. Basta, perché 5 anni di torte sono... Basta. E questa no, via, dimmi l'ultima, questa qui. Questi siamo durante il corso, appunto, la torta avevo realizzato io. Ecco, qui ci tenevo torte all'italiana dentro. Ecco. Quindi esteticamente sono di tipo anglosassone americano, ma poi biscotti decorati, biscotti al chilogrammo. Basta, poi le vediamo dopo, poi, sì. Così iniziamo, altrimenti ci fai venire tanta voglia di imparare, ma non lo sapremo mai fare. Allora, io già ovviamente... Vanna, anche tu assistente. Sì, sì. Ho già preparato la torta, che ovviamente è a base di pan di Spagna, crema, bagna, abbiamo una bella brunoise di lamponi e lamponi freschi e una cremina di burro che io utilizzo solo per l'esterno, per il crown boating e quindi per stuccare la torta in modo che mi tenga poi queste bellissime forme. Marzia, aspetta un attimo, perché qui crown boating e questo e quest'altro. Allora, vediamo un attimo. Sì. Hai detto, queste torte hanno una tradizione che è soprattutto
americana. Nasce in Inghilterra e poi si espande anche oltreoceano, sì. Esattamente. Gli americani l'hanno fatta un po' loro, sì. Però noi italiani abbiamo dentro un gusto un po' diverso, perché noi sì, insomma vogliamo anche essere un po' snelli. Sì, ma insomma il dolce, oh, ma insomma. Quindi dai, abbiamo dei dolci che sono meno carichi all'interno. Noi spesso abbiamo avuto ospite Melanie Seggiani, che è bravissima. Sono dei dolci molto molto sostanziosi. Noi invece, come mi dicevi tu, abbiamo una base di pan di Spagna, quello pan classico. Spagna, sì, pan come di Spagna, si fa il pan soffice, di Spagna classico? Base di uova, farina, zucchero, e aroma, un pizzico di sale, niente lievito. Pan di Spagna non ha lievito. Anzi, più è rugoso e più è seduto è più buono, vero? Ora, lei non ci dice... Dimmi un po', Vanna, quante uova ci vuole nel pan di Spagna? Dipende da quanta farina. Oh mio Dio. Io vorrei fare allora, diciamo che questo è un diametro 20. Sì. E che se vogliamo praticamente averlo bello alto già di suo, sì, quindi mantenere la forma, andremo con 6 uova, 200 grammi di zucchero, 120 di farina 00, 120 di amido di frumento, semini di bacca, vaniglia o vanillina e un pizzico di sale. Il trucco, il forno a quanto? 170-180 dipende dal forno, quindi dai 35-45 minuti. Bene, allora il pan di Spagna non l'abbiamo sistemato, poi abbiamo detto che c'era una bagna dentro, mi hai detto a base di che cosa? Di frutta la tua, ma la bagna deve sì, essere sempre di liquore, no? Perché sennò si creano delle muffe, mi diceva questo. Sì, però ovviamente io realizzandole diciamo fresche al momento, quindi personalizzate al massimo il giorno prima, giusto per farla riposare con la lacrimina di burro in modo che prenda la forma e quando vado poi ad adagiare la pasta di zucchero rimanga. Come potete vedere, la faccio praticamente con acqua e zucchero e poi o con alcolato o si va con i succhi di frutta, cioè succhi di frutta, proprio la frutta spremuta. O quindi qui hai messo... Sono sicura che viene consumata nei 3 giorni seguenti, ecco, comunque, quindi che va benissimo, sì, se no con l'alcolato, certo. E qui che cosa hai messo, hai detto? Acqua e zucchero bollito in sciroppo. Sì, ma dopo avevi messo della frutta. Ah, nella farcia abbiamo fatto una diplomatica, quindi della panna e della panna montata e crema, e poi abbiamo fatto una brunoise di Che cos'è lampone. Una brunoise? È un particolare taglio di frutta o verdura, quindi tagliato tutti a pezzettini, messi con acqua e zucchero, senza già farli tagliare troppo, e viene questa squisitezza, la bontà. Basta. E in più lamponi freschi. Ho voluto caricare. Allora, no? La goduria è tanta, però adesso devo e più c'era una cosa sopra, il cover crown, il crown cover, che cos'era? Non mi ricordo, perché anche crown questo... Crown coating è praticamente è lo stuccare la torta, cioè... tradotto sarebbe Vabbè. Proprio bloccare le molliche della torta in modo che quando andiamo a mettere la pasta di zucchero sia tutto perfetto. Però io lascio proprio un pezzettino, perché mi hanno detto i miei clienti che vanno proprio a raschiare la pasta di zucchero perché piace. Vabbè. È una cremina di burro al cacao con aroma arancia. Allora, noi siamo arrivati a questa, la crema di burro al cacao con l'arancia, come si fa? Dimmi almeno questo. Vanno, allora, ma tu non sei stupefatta, le sai fare queste? Sorry, no. Cake design è tutta una branca particolare dell'alta pasticceria. No, sì. Allora, dicevamo, siamo arrivati a fare questo. Allora, prendiamo, Spagna, non so, per esempio, tutto, la faccio, eh? Sì. E poi ora dobbiamo fare tutta questa incollamento. 150 grammi di burro a pomata, quindi a temperatura ambiente. Pomata, quello lo montiamo bello insieme allo zucchero a velo poco per volta, in planetaria o anche con dei frustini a casa. Mm. Lo ammorbidiamo e lo facciamo proprio montare. Monta. Ah. E poi io ho aggiunto due proprio tappini di alcolato all'arancia. Mm. E dopo lo zucchero a velo, scusa, il cacao poco per volta. Ecco, infatti, se no da bianco come fa a diventare nero? Giustamente. E dopo lo mettiamo, l'abbiamo visto in altre cose. E poi viene spatolato proprio. Sì, viene spatolato su. Arrivati a questo punto, possiamo affrontare serenamente il decoro, che è quello di cui ci occuperemo stasera. Allora, per decorare bene, di che cosa abbiamo bisogno? Vanna, vai di là, così casomai. Pasta aiutiamo. Di zucchero. Pasta di zucchero, è si può fare principale. La pasta di zucchero? Sì, come? Si può fare. Intanto dimmi, dobbiamo fare qualcosa così? Sì, intanto, allora gli ingredienti base praticamente sono lo zucchero a velo, l'acqua, la colla di pesce, un pochino di burro e poi viene impastato tutto anche nel robot, quindi si può fare anche proprio a casa senza problemi, ecco, 5 minuti è pronta. Si mantiene ovviamente chiusa in dei sacchetti o in delle scatole questi ermetiche sì, in modo che non secchi. Perché tende a seccarsi velocemente questa buona pasta. Questa qui. E quanto dura una volta? Devo assaggiarla? Certo, buonissima. È buona. Mi sembra che qui sia tutto buono però, eh? Mm. Quando uno si sente a terra, si tiene un po' di questa, la prende dal frigorifero. Vero Vanna, che sei dici? Otto. Un pizzicotto.
Buona. E allora adesso dobbiamo fare la cover, che dovrebbe essere quella che farà assomigliare la nostra torta a una di quelle meraviglie che hai portato. Sì, ne andremo a mettere praticamente il vestito. Già era un po' nuda, capito? Aveva dentro di tutto e di più. Allora, calorica ma nuda. Però, il segreto, per esempio, perché mi risulta che gli americani tendano a fare un pan di Spagna molto robusto e molto, per questo, usano molto burro, io ne metto... difficile al nostro palato, meno consueto, perché deve resistere a tutto questo appannaggio che viene messo sopra. Che c'è di diverso e qual è il segreto perché non si smontino? Praticamente loro utilizzano degli impasti a base di burro, qui molto burro rispetto a noi, dove magari la grammatura nella ricetta è pari a farina e zucchero, se non superiore. Quindi le carrot cake, mud cake, tutte queste torte sono molto ricche, molto proprio di anche. sì, hanno poca alveolatura. Sfornate dal forno sembrano sempre umide. All'interno rimangono ultime, quindi loro non hanno bisogno di bagnarle. E come farcia, però, essendo poi pesante ogni piano, no? Quando si va a affettare e a tagliare, dico, sennò tre non piani... possono utilizzare le creme e le panne, perché altrimenti sguscerebbe tutto fuori. E invece noi quindi che facciamo in più per permettere di avere tanti piani? Ma io utilizzo semplicemente del pan di Spagna soffice. Non, quindi il soffice praticamente... Ovviamente i macchinari in laboratorio aiutano. Quindi, sì, diciamo abbastanza. Ora bisognerebbe farvi vedere come si fa, ma insomma i tempi sono stretti, quindi... Beh, un'altra volta, perché questa è una tale passione che ha contagiato tutti, quindi c'è questa voglia, magari infatti, si spende meno nel grande banchetto come una volta, però si festeggia con una torta che insomma ci renda giustizia. Senti, ma volendo comprare un po' di tutto questo ambaradan e iniziando magari con un semplice pan di Spagna, noi che dobbiamo comprare? Un mattarello vedo che è un po' diverso. Sì, è un mattarello praticamente di un materiale che fa sì che non si attacchi la pasta di zucchero, è antiaderente. Ecco. Il legno praticamente asciugherebbe la pasta di zucchero. Guarda, Lavana ti stava chiedendo... anche per la pasta frolla. Penso di sì, sì, viene utilizzata anche proprio per le sfogliatrici in laboratorio, quindi sì. È un materiale che si trova dovunque oppure è un po' difficile? Nei negozi specializzati, insomma, ora in Italia un po' ci stiamo attrezzando, però... Ancora un po'. Posso magari... Quindi, prima questo, vale. Poi abbiamo bisogno della spatola, il pennello, così ci facciamo un po' di corredino. Sì, e poi abbiamo i tools, che sono appunto gli attrezzini specifici. Come lo scultore ha i suoi attrezzini, anche il cake design ha i suoi. Ma hai mica un grembialino anche per me? Poi comunque in casa, adesso, quando ho iniziato per gli amici, quando lo facevo per hobby, mi arrangiavo con qualsiasi cosa trovavo in cucina. Quindi, non so, la grattugia per fare l'effetto alle fragole, piuttosto che altri utensili. Non so, la ruzzolina per fare i ravioli, facevamo le ondine per i fiocchi. Quindi uno fa virtù. Certo, bisogna un po' arrangiarsi, via. Poi, insomma, siccome si lavora di fantasia qui... Senti, quante torte fai in genere al mese, va? E quanto ci vuole a fare una torta tipo quella che stiamo presentando ora? Ora abbiamo poco tempo, non realizzerò una cosa proprio decoratissima, ma diciamo in base a quello che richiede il cliente... Mi togli, Vanna, quella lì, così ci godiamo, ci andiamo proprio. Un po' tra virgolette, infarinare. Fatto un po' fine. Troppo fine? E la andiamo a adagiare sopra. Voilà. A me sembra già bella così, figuriamoci un po'. Lo smoother, che è un altro attrezzino per lisciare, togliere l'aria. Facciamo così. A me piaceva anche con le pieghe però, eh. E la facciamo aderire. Olè. Ti vedo che te lo senti. Sì, sì, si sente proprio, se ci sono bolle o qualcosa, si sente. Vieni, senti anche tu tutti a sentire la torta qua. Poi la cosa, andiamo a fissare, diciamo, la bordatura questa. Allora, io dico una cosa, che adesso noi prendiamo un pan di Spagna semplice, ce lo facciamo come ci pare. E poi iniziamo a provare. Proviamo da quello che sembra la cosa più... più difficile, ma quella diciamo che però che è più di manualità, anche. Forza di farle si impara, piano. Allora, piano. Pasta di zucchero abbiamo detto, sì. Va fatta un po' spessa, all'inizio spessa, dopo insomma un mezzo centimetro, diciamo che gli americani la fanno anche 5 mm, ma insomma poi il palato si sente, quindi io rimango sempre sui 4, 4 e mezzo al massimo, sì, diciamo. Perché dopo ora l'ho fatta mangiare, anche più fine, ma insomma...
perché anche più fine è e più è difficile stenderla. E poi si rompe eventualmente. Se si rompe ovviamente c'è il barbatrucco e quindi andiamo poi chi a decorare. Chi è questo barbatrucco? Con i decori se qualcosa lungo la strada succede bisogna andare a parare, no? E allora si riesce un po' a coprire i danni. Allora lo smoothing, come si chiama? Smoother. Lo smoother. La pasta non si può mettere. Come? Una toppina se si rompe. No, meglio un decoro, che sia un fiorellino, a seconda del tema che si va a scegliere, diciamo. Io so fare se fosse questo. Stata quella e dovessi avuto da toppare, avrei messo una conchiglietta o qualcosina, ecco. Allora, abbiamo detto, questo va fatto con questo smoother, va bene questa cosa. Poi bisogna passare per sentire se ci siano o meno bolle di aria o così. Poi si dà una sagomata quasi premendo un pochino qui al bordo. Sì, per bloccare diciamo la pasta di zucchero, altrimenti si strapperebbe. Non vogliamo questo. Io faccio con due solitamente, mi diverto di più. Due. Ovviamente io solito uso diciamo un tavoliere girevole in modo che mi facilita. Sì, sì, sì. Preferisci sì, la nostra alzatina? No, 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 faccio così anche perché ora devo tagliare, quindi ho bisogno di un piano che sia sicuro. Senti, questi avanzini possiamo farci la mini cakes? Ce la prendi, Vanna, lì dietro c'è una mini cakes. Queste, guarda, sono. No, no, queste qui, voglio far vedere questa che mi piace. Ecco. Posso aprirla, la figliolina? Guardate, la mini cakes. Ecco qua. Vero, e si può voilà. Fare. E questi si può fare o no? Sì, ci vuole gli stampini apposta sì, per coppare, certo, ovviamente. E, qui bisogna asciugare un attimino. Io la rimetto subito dentro? Questa? Bisogna togliere un attimino quella macchiata, se no altrimenti, perché la pasta di zucchero, a parte è macchiata, Vanna, ma teme l'acqua. Togli la roba macchiata. Teme l'acqua e quindi si scioglie poi. Ah, quindi ecco. Va. Quindi non bisogna... Io ho fatto uso sempre veloce colla alimentare anche in modo che sia più vischiosa, non sia più satura. Senti, non sia in questo pura modo non è che magari possiamo agevolare tutto questo coso mettendola prima in freezer? Assolutamente sì. Così la troviamo bella dura, almeno sì, non abbiamo resistenza. L'ideale sarebbe farla la sera prima, lasciarla tutta la notte in riposo, in frigo, e poi il giorno dopo decorarla. Noi non si è trovato niente, guardate qua. Vanna, l'hai trovato, sì, l'hai sì, già messa a posto. Questa si può riutilizzare sì, per la prossima? Si rimpasta allora bene. Allora Vanna, rimpasta e metti nella bustina in frigorifero per un mese, noi possiamo tenerli. Io vado a rimettere la piccola figlia della cake qua e mettiamo un secondo in ordine, ma hai finito di massaggiarla, non è ancora pronta? Ale, ora un attimino e facciamo un bordino. Perfetto. Ta 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 ta. Questo che cos'è? Il piumino da cipria? Ma qui ci vuole... Leviamo la cipria perché ragazzi, è un po' in eccesso. Qui ci vuole una stanza apposta per tenere tutti, lo smoother, i non so come si chiamano. Ok, beh. Allora, questa è pronta e in attesa di vedere come faremo con tutti i piccoli decori, sempre a base di pasta da zucchero e di coloranti naturali, direi di mandare la pubblicità. Brava Marzia, le torte di Marzia, via Ernesto Guevara, 12 Guevara, a Prato. Marzia, quanto ci vuole a fare una torta del genere? Non poco. Lo vedo. Non poco, dipende proprio da... dipende da quello che viene richiesto dal cliente. Quando andiamo a fare modeling su personaggi anche 3D piuttosto che fiori, partiamo anche una settimana prima in modo che tutto il tempo per decorarli, realizzarli e praticamente... poi essiccarli in modo che quando li vai ad agiare non si spezzano. Non si allora, ricordiamo che la nostra Marzia, delle torte di Marzia di Prato, ci sta facendo vedere come si fa una torta di quelle disegnate, sì, per i quali ci vuole proprio torte artistiche, con l'aiuto della nostra Vanna, che invece è artistica di suo e farà invece un soufflé, anzi no, un soufflé che proviene da un tiramisù, vero? Sì. Andiamo a mettere. Allora, praticamente con la solita pasta di zucchero colorata. Ma con quel pennellino che hai messo, scusami, fammi vedere che cos'è questa roba. Colla alimentare sempre, in modo che... Lo vai anch'io. Sì. Do un grande contributo, ma... E poi andiamo, grazie Vanna, ecco, andiamo ad agiare così, a misura.
Ole. Questo lo mettiamo subito dentro, Vanna, a te, sì, rimpastare e mettere dentro. Ripasso per far aderire in maniera uniforme. Con lo smoother, che abbiamo imparato a essere un aggeggio importante. Indispensabile, sì. Andiamo a tagliare a misura. Con primo bisturino, che invece ha un nome come? Sì, sono i tools. Tools. Ok, così, ole. Allora, ricordiamo che qui abbiamo la base di pan di Spagna, un pan di Spagna fatto nel modo classico, ma bello alto, ovviamente, farcito, quindi saranno un pan di Spagna che poi viene suddiviso. Sì, lo divido, cioè, in tre sono strati. Vari strati, sì. No? Farcito, in questo caso abbiamo detto una crema diplomatica, sì, e poi della frutta, una bagna di lamponi freschi. E poi con una bagna fruttata e della cremina al burro, al cacao aromatizzato all'arancia. Allora, quindi questa cremina frutta al burro è quella che noi abbiamo messo in realtà per la sottocopertura, sì, della, sì, cosa, sì, di quello zucchero. Per praticamente isola la torta dal, ecco, l'acqua libera, cioè della permette torta praticamente a questa di cosa di zucchero anche, di aderire, sì. E quella l'avevamo fatta con la crema di burro, a cui si era aggiunto il cacao. Prendi appunti, perché poi la prossima volta, Vanna, vedrai, voilà, che si fa. Con un semplice attrezzino abbiamo fatto anche un piccolo decoro. Poi questa parte invece bianca l'abbiamo fatta con lo zucchero a velo. È una pasta di zucchero a velo, sì, che viene a base di zucchero, che abbiamo steso. È questa qui. Sì. Perché così è questa, che si può conservare per diverso tempo in frigorifero, ma soprattutto non deve prendere liquidi, mi sembra di capire, neanche un gocciolino. Non in frigo, al fresco, in dispensa. Ma nessuno ha più fresco in casa, scusa. Nel senso, insomma, non in frigo, perché sennò poi si bagna e non si va bagna bene. In frigorifero. Si indurisce oppure si bagna e quindi non va, sì, bene. Al fresco? Al fresco in dispensa. Con l'acqua si disfa, si ma scioglie. E chi non ha la dispensa dove la mette questa pasta di credenza. In credenza al fresco, va cantina, bene? Cantina, questo fresco è asciutto. Allora, in cantina. A me. Va bene. Dopodiché abbiamo preso il mattarello, che è questo qui particolare, sì, che non permette, antiaderente, ecco, di aderire. E con questo abbiamo steso. Ah, noi abbiamo fatto sui 2-3 mm, mi ha detto prima che era l'ideale. Sì, ora l'ho fatta molto fine. Comunque io più di 4,5 diciamo non vado, perché poi sono stucchevole. Se no si attacca proprio, si sente un grande pezzettone di glassa di zucchero. Deve essere armoniosa la torta. Poi l'abbiamo messa sopra, dopo aver fatto questo, sì, grande tondo. L'abbiamo un attimo accarezzata, massaggiata proprio. Non ci si rompesse. Abbiamo preso questo, così ripassiamo, che è lo smoother con cui abbiamo pareggiato. Sì. Però è molto importante anche l'uso della mano per, sì, sentire. Per sentire se ci sono delle bolle d'aria, perché deve essere tutto pari, altrimenti poi crea difetti e magari non si possono più. Tutta con la bolla non ci piace. Non è bella, no. Poi, insomma, abbiamo giro giro fatto in modo di fare aderire, sistemato il tutto, preso anche il pennello, un altro, quindi preparatevi ad acquistare una decina, 15 di questi cosi, va bene. Poi dopo è pronta una carezzatina ultima, ho visto, sì, che le hai date, è pronta. Vanno coccolate queste torte. Poi abbiamo fatto il pratino. Il pratino è una sorta di lungo cordone da gnocco, potremmo dire, sì, no? Sì, 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 sì. Colorato però. Come si arriva al colorante? Poi intanto vediamo, allora, i ciuffi d'erba. Ci sono vari coloranti elementali, si parte dal liquido a quello in gel oppure in polvere, a seconda dell'utilizzo. Diciamo che per mescolare alla pasta di zucchero e creare questi colori, ovviamente è migliore quella in gel. Ecco, diciamo, fa sì anche che la pasta non diventi troppo morbida e troppo elastica. Va bene. E qui già ci siamo. A questo punto noi possiamo iniziare a decorarla. A chi vogliamo dedicare questa? Un bambino? Ma i bambini, certo, una bambina. Visto che io praticamente Vanna, la tua nipotina, nipotino. Vabbè, sì, la facciamo una bambina lo stesso, anche, Senti, e poi qui dobbiamo via via mettere e attaccare questi pezzettini, il decoro, sì, ed è qui che c'è un altro in parte impegnativa da parte di quello che è definito il cake design, il disegnatore, l'artista delle torte. Sì. E utilizziamo questo. Questo mi piace, questa cassettina di i colori sono allegri, sono anche più colorati, allora, con più accessori, insomma, dipende. Questa, guardate, la faccio vedere qui sopra così forse si vede meglio, è una sorta di manina, che questa che serve per girare, imprimendo lascia la forma, appunto giro così, sì, ecco, è questa qui, aiuto,
l'ho impressa un po' troppo forte. E questa invece serve per tagliare. Per tagliare, sì. Ogni, diciamo, ogni tools ha la sua funzione. La maestria di una cake designer sta nel non aver nessuna rottura. Verifica, Vanna, tutto se ci sia rotto qualche cosa. Brava. Tutto perfetto. L'ho fatta un po' troppo fine, ma insomma, no, direi che è perfetta. Bene, ma guarda, il fatto che tu l'abbia fatta fine, no, è veramente una meraviglia. Infatti. Ma brava, dopo... altro che... Ora che si allora, fa? Allora, praticamente creerò diciamo una sorta di tappetino che poi andrò a decorare con dei fiorellini e poi metteremo su il topper, andiamo a fare un po' di modelling a mano. Allora, ovviamente per creare una forma precisa utilizzo un ring. Tutto inglese è qua. Senti, pasta. Intanto piglia la colla in italiano e così può incollare lei. Hai bisogno, lei coppa pasta, lei ring, un anellone, va ring. Bene, detto coppa pasta. Andremo a posizionare al centro. A me piacciono tanti fiocchi, non potrei farmi un fiocchino io? Possiamo farlo, sì. E andiamo sempre a carezzare la nuovo. Sì, accarezziamo sempre la carezza. Già mi piace, torta carezza potremmo chiamarla. Allora, adesso... Possiamo sempre decorare anche questo per riprendere il motivo. Allora, mentre fai questi piccoli decori, aiutandoti con questo scavolino, non saprei come chiamarlo, anche se il suo nome è Tools, io direi di lanciare il gioco. La nostra Marzia offre una torta, piccola ovviamente, di queste dimensioni, di queste 15 dimensioni. Porzioni. Accidenti, abbondanti. A colui o colei che riusciranno a identificare a chi apparteneva a questa wedding cake. Per chi era stata fatta? Per le nozze di chi? Il numero lo vedete lì in sovrimpressione. Questa è una torta veramente bellissima, fa parte della storia delle wedding cakes. E quindi vediamo un attimo se ci si riesce. Allora, adesso che cosa facciamo poi? Ma due filini d'erba. Giusto, due fili d'erba? Sì. Già che siamo in cucina, facciamo l'insalata. In una torta l'ho fatta. Vai, l'insalata, facciamo l'insalata. E poi qui facciamo i funghi. Che dici, invece dell'animaletto? Era bella la cucinella, però porta fortuna. Ah sì, sì, cucinella porta fortuna. Di questi tempi abbiamo bisogno di tanto. Adesso si va a prendere un altro tool. Che cos'ha questo? Imprime delle linee, oppure serve anche per quando si fa modelling dei visi e allora vado a fare praticamente questo per quindi la nervatura della foglia un attimino la colla, ci siamo dimenticati la colla, ma guarda già colla di per sé siccome sì, ma io insomma ormai che me l'ha insegnato un po' qui sopra, perfetto, e andiamo ad applicare, ecco, così, e poi gli daremo un po' di movimento per dargli il senso di reale là. Bene, bene, bene. Praticamente, vedete, noi avremo tutto il tempo della nostra trasmissione per curiosare ogni tanto via il tuo via, operato via via, perché ci vuole tanto tanto tempo. Quindi, volendo ordinare una bella torta per un anniversario o per un festeggiamento, noi dobbiamo, come ci dobbiamo comportare? Venire da te, che sei la stilista delle torte. Prenotare telefonicamente un appuntamento e poi diciamo che da lì facciamo proprio il progetto secondo le richieste e le esigenze del cliente, del tipo di tipo una festa di 18 anni, come si deve fare? Per esempio, io dico, senta, vorrei una torta per un 18esimo, è una bella ragazza, che si fa? Ok, prima di tutto mi serve sapere quante porzioni, poiché non andiamo a chilo ma a porzione. Ah sì? Sì, secondo questa è la moda americana. E quanto costa una porzione all'incirca? Diciamo, io parto da un minimo di 5 euro in su a seconda della decorazione richiesta. Ecco. Quindi io, secondo il progetto, già calcolo le ore che penso di avere sopra di dover impiegare e da lì poi il costo. Quindi allora è fondamentale avere le idee chiare sul numero delle persone. Sì, bene. Quello è importante. Perché queste poi ci vorrà anche un corso per tagliarle, secondo me. Sì, infatti spiego sempre ai miei clienti, loro sono sempre un po' in panne. Dici, ma come lo faccio a tagliare? Faccio lo schema e quindi tutto. Anche faccio. Lo schema sì, per anche tagliare. Lo schema per cioè, avete capito? Non ci bastava dover studiare come fare la torta, però dopo c'è anche lo schema, i tratteggiamenti, no? Praticamente andiamo a fare un'incisione in questa maniera, in tondo. Qui, vedi, ci aiuta anche questo tappetino, andare così, con un coltello alla maliscia, e poi scendere giù con le fette. Ecco, scusami. Quindi io 15, ma insomma ne entra tante perché è molto alta, eh. E poi rimanente a spicchi.
Quindi avete capito, facendo praticamente, seguendo un attimo il centro, come se questo verde centrale, il tappetino, fosse il tondo, sì, che ci permette di evitare quella puntina in cima, che è quella che a me piace, sì, di più, perché quella però, al centro. Se noi lo facessimo sulle torte così, andrebbero a piegarsi, quindi anche, non sarebbe bella da servire. Quindi insomma, non andrebbe bene. Allora, continuiamo. Io direi di mettere un'altra foglia, finiamo il verde e poi inizieremo con fiori, frutta, non so che cosa farà, fiori, passando alla ricetta della Vanna e via via sbirceremo la Marzia, okay, che cosa fa. Dopo aver deciso insieme il tipo di torta, la quantità delle persone e tutto, poi non ci resta che attendere che cosa farai, no? E la consegna avviene il giorno stesso? Il giorno stesso o il giorno prima, se praticamente i clienti hanno o spazio nel proprio frigo, oppure il ristorante o il locale o l'agriturismo, insomma, sono accessoriati, diciamo, con i frigo grossi, specialmente per le wedding cake. Perché va ovviamente tenuta in frigorifero. Sì, 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 sì. Allora, noi riproponiamo quella fotografia, noi vogliamo sapere a chi era destinata, alle nozze di chi era destinata questa torta? Pronto? Pronto? Buonasera, il suo nome? Buonasera, io sono Franca, intanto i complimenti perché non è facile vedere una maestria nel decoro dei dolci, veramente. Grazie, grazie. Di solito si fanno molti pasticci, molte cose, invece è veramente una bella perfezione. Ma poi tutta italiana oltretutto. Quello dà il valore aggiunto. Ma anche buone, se no. E poi vedrà anche la nostra Vanna che ci farà, perché è bravissima anche lei in un genere tutto diverso, che è quello dei dolci di casa. Allora, vediamo un attimo, lei sa a chi era destinata questa torta? Kate e William? Io lo sapevo che non... vero? Avevo ragione? No. No, non è. Allora no. Era la regina Elisabetta. No. No. Però mi dispiace, ma purtroppo vale una sola risposta. No. No, bene, ho sbagliato. Comunque, senta, lei continua a riprovare per altre sere. Noi sempre, tutte le sere, offriamo la possibilità di giocare con noi e di vincere quando una torta, quando dei premi, quando dei vini, quanto una cena al ristorante. Bene. Va bene? Benissimo, grazie, arrivederci. Grazie. Buon lavoro, arrivederci. Grazie. Che peccato, eh? Riguardiamo un attimo questa torta, la torta degli inganni, guardiamo. A chi era destinata? Le nozze di chi? È stata fatta per un grande matrimonio. Di chi? Chi erano i protagonisti del matrimonio? Possiamo girarlo un pochino? Allora, Marzia, senti, noi ti lasciamo qui ai decori. Sì. Chiamaci quando fai il rosso. Ok. Va bene? Sì. Ti lascio qui. Perfetto, grazie Anna Maria. E passiamo invece a Vanna. Vanna, che abbiamo detto, è una casalinga, anzi una pensionata con la grande passione della cucina. Sì, e sì. Oggi ci fai il tiramisù che diventa un soufflé. Che diventa un soufflé. Vediamo un po'. Ingredienti. Ingredienti. Allora, io ho preparato una pasta frolla con 250 grammi di farina, 2 rossi d'uovo, 120 grammi di burro, un pizzico di sale e l'ho addizionato con un cucchiaio di cacao. Benissimo, amaro. Svegliamola, eccola qua. Nel frattempo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buonasera, un uomo, come si chiama? Buonasera, sono Giampaolo da Lucca. Bene Giampaolo, senta, lei è appassionato di queste torte? Tantissimo, tantissimo, però non è che si facciano, sono troppo belle, troppo complicate, diciamo. Guardi, io mi sono ricreduta, perché o sarà che la Marzia spiega così bene, fra l'altro organizza anche dei corsi, o sarà perché il peggio era fatto, e questo mi diverte, le dirò, provare, magari non sarà come quelle sue, però provi, va bene, intanto provi a vincerla. Allora, è il matrimonio di Tom Cruise e Katie Holmes? Guardi, no. Ma lei c'era quel matrimonio, si è confuso. Sì. Comunque complimenti per la trasmissione, siete bravissimi. Grazie, arrivederci. Gente allegra, sì, veramente. Sì, sì. Questa foto, guardatela bene. Intanto guardiamo bene anche la pasta frolla della Vanna. Abbiamo detto come farla, è stata in frigorifero, coperta, eccola qua. Poi gli altri ingredienti. Sono mascarpone, zucchero, un pizzico di sale e uova. Gli ingredienti del tiramisù. Va bene? Sì. Allora procediamo con lo stendere la pasta frolla e poi foderiamo la teglia. Ah, devi rimettere questa, io l'ho tolta. Perché prova il mattarello suo. Ah no, le serve a lei. Proviamo il nostro. Perché io non ho questo. E allora con questo, vedi?
poi non mi si attacca, vedi? Ah. Quindi avanzino questi mattarelli che veramente mi sembra siano geniali, perché altrimenti si attaccherebbe. Io invece così. E tu invece vedi, uno si ingegna comunque, no? Certo. Fa l'idea che sia anche buona questa pasta frolla. Sì, è un po' particolare, mi è venuto l'idea. Il forno io lo accendo intanto. Sì, accendi. A quanto? 180 gradi. 180 gradi. Devo nel frattempo farti qualche cosa? No, ci sono da rompere le uova. Ah, no, allora non però, le rompo. Senti, io ti faccio questa. Stendiamo. E tu intanto, sì, io stendo. Devo devo andare? Destra, sinistra? Deve diventare un po' tonda. Deve diventare tonda? Un po' tonda, sì. Senza che si rompa. Aspetta che mi sposto. Veramente Vanna fa dei dolci squisiti e ha dedicato alla cucina proprio questi ultimi anni. Dopo, da quando è andata in pensione, ha detto: io finalmente avevo una passione, voglio fare dei corsi. È stata veramente anche alla RAI, ha fatto delle belle ricettine. Ho allietato sempre i miei colleghi con tutte le mie ricette, tutti mi rimpiangono. Davvero? Tu dove lavoravi? In banca. Lavorava in banca, ti immagini? Tutti i giorni portava una cosina nuova. Senti, io continuo, non so se è tondo, va bene. Un altro pochino. Ho preso gusto, stai a vedere che sto a imparare a fare dolci. E poi ho cercato di abituarci anche il mio nipotino. Il tuo nipotino fa già i dolci? Insomma, fa gli gnocchi, fa le tagliatelle, il ciambellone. Mamma mia. Fa la prima elementare quest'anno. La prima elementare e quindi ha imparato tutte queste cose. Sì. E me mi chiama Nonna Vanna Pappa Bona. Nonna Vanna Pappa Bona, fra l'altro io so che hai in mente, in progetto anche di scrivere un libro. Vorrei pubblicare tutte le mie ricette. Senti, sono talmente tante che ci vuole un'enciclopedia. Io intanto sto raccogliendo materiale, le sto fotografando. Io sto allungando. Guarda, allora, ho rotto i rossi di uovo, aggiungo 2 cucchiai di zucchero per ogni rosso, per ogni tuorlo. 2 cucchiai di zucchero per ogni tuorlo, le chiare sono state separate. Sì, che poi andranno montate a neve. Quindi le chiare dopo le montiamo a neve. Questa sta benone, questa pasta frolla. Questo lo stiamo incorporando lo zucchero con il forno. Vediamo a chi diamo questa torta della nostra Marzia, che intanto vorrei inquadrare un attimo, perché così vediamo che cosa sta facendo. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, il suo nome? Sono Marsilio, quello che telefona spesso. Oh, Marsilio, bene, si vede che lei è fortunato. Vediamo un attimo. Lei ma sa... non so se la indovino, mi sembra di averla vista quando la fecero per Lady Diana e Carlo questa torta. Mi sembrava impossibile che Marsilio non la sapesse. Marsilio, la sapevo? Bravo! Ah, l'ho indovinato? Certo che hai indovinato! Ma l'ho vista su una rivista. Ma lei è fotografico, ha assolutamente una memoria fotografica. Allora, fra l'altro, la torta di Lady Diana del 1981 e di Carlo aveva la caratteristica di essere stata preparata dai cuochi dell'esercito, per cui vedete hanno le mostrine e della marina, mi sembra addirittura. E quindi era una torta abbastanza particolare, un po' diversa. Benissimo, lei si metterà in contatto, verrà messo in contatto con la nostra Marzia, che quindi le darà lo strumento. Mi chiamate voi? Sì, certo, e festeggerà lei con chi vuole, con una bella torta, va bene? Grazie, arrivederci. Grazie. Nel frattempo Marzia sta rincollando, che cosa siamo andati a fare ora? Andiamo a fare delle piccole roselline a nastro. Roselline a nastro. Sì, sono semplici, veloci, però molto carine. Invece, tornando dalla nostra Vanna, la pasta frolla da me... Questa ce la metti un pochino... Che me? Questa? No. No, ho fatto sbagliato. Questa? Aggiusta un pochino così. Deve aggiustare? Ce la fai? Sì, sì. Ti sforzi? Però lo voglio dopo, eh. Io aggiusto. Provo ad aggiustare piano. Intanto io aggiungo le uova e il mascarpone. Ecco. Questa è la pasta frolla che è stata messa, vedete, in una teglia a cerniera. Guardate qua. Così non si rischia di rompere. Allora, qui invece mascarpone quanto lo vediamo dopo? Mezzo chilo.
5 uova, 10 cucchiai di zucchero e mezzo chilo di mascarpone. Ora lo incorporiamo. E quindi noi lo incorporiamo. Allora, noi abbiamo fatto la pasta frolla con l'aggiunta del cacao. Poi sì, abbiamo questi 4 turli d'uovo. 5 turli bollo montati con 10 cucchiai di zucchero. E il mascarpone. E il mascarpone. Quindi riproponiamo praticamente gli ingredienti del tiramisù. Sì. Poi dall'altra parte invece abbiamo da montare le chiare a neve che adesso noi monteremo. Va bene? Pubblicità, che puntata dolce, eh? Allora, stasera tutto dolce. Abbiamo qui una grande disegnatrice di torte. Le torte le abbiamo viste un secondo fa, la nostra Marzia, che sta completando il decoro di una torta per bambini che abbiamo eseguito nella parte, diciamo, decorativa qui. Vero, Marzia? Sì. Le torte di Marzia, il suo atelier delle torte. Invece la nostra Vanna sta facendo un tiramisù che diventa un soufflé, sì, o un soufflé che diventa un tiramisù, no, non me lo ricordo, con una base, Vanna, di che cosa? Di pasta frolla al cacao. Pasta frolla al cacao, che è stata adagiata. Adagiata su una teglia a cerniera. Poi, da parte, che abbiamo fatto? Abbiamo qua montato 5 rossi d'uovo con 2 cucchiai di zucchero per ogni uovo. Quindi 10 cucchiai. 10 cucchiai, mezzo chilo di mascarpone abbiamo incorporato. E ora andiamo a incorporare degli albumi montati a neve. Lo sai quando si capisce che gli albumi montati a neve sono perfetti? Ma io no, non lo so. Quando, girando la teglia all'ingiù, rimangono attaccati alla teglia. Sì. Provo? Prova. Guardate che... cioè, si rischia il dolce mette allegria. Allora, davvero, guardate un po', ma questi sono cemento, sono finti. Marzia, hai visto? Eh sì. Quindi si girano, guardate, niente, neanche con un colpetto. Visto? Brava, è la mano di Vanna. Allora, il forno l'abbiamo acceso e questa è una torta che praticamente credo che abbia all'interno, manterrà questa cremosità tipo data dalla crema del mascarpone. Gonfierà come un soufflé, però poi si riadagia un momentino. Pochino. Perché quindi potrebbe, è questo il segreto del farla rendere sono gli albumi montati a neve. Sono gli albumi. Ecco, il segreto per non smontare gli albumi, ce lo vuoi dire? Dal basso verso l'alto vanno incorporati e non proprio che sparisca tutto l'albume, ma che rimanga sempre un pochino in evidenza. Qualche tipo cresta di albume. Sì, qualche mucchiettino. E per montarli, ovviamente, hai avuto qualche segreto, un pochino di zucchero, una goccia di limone, un pizzico di sale. Ecco, un pizzico di sale. Sì. Ormai, ora siamo pronti. Io ti auguro veramente di scrivere questo libro perché meriti... che questa tua passione abbia anche un seguito, no? Speriamo. Perché proseliti sono tanti. Ecco fatto. Vai. Ecco, si mette in forno. In forno? Sì. Vanna, aspetta, mettiamoci anche questo perché non si può lasciare nulla. Ecco fatto. Vai. In forno a quanto? 170 gradi per una... Siccome qui colorisce molto alla svelta, una ventina di minuti, 25. Vai Vanna, a te. Domani ricordiamo che abbiamo la ricetta dei muffin di Vanna. Allora, mentre lasci questo, io vado a vedere e quindi mi avverti appena è pronto, va bene? Appena è pronto il tutto, vado a rivedere un secondo che sta facendo Marzia. Gli occhietti alla cucinella. Quindi abbiamo usato il rosa, il rosso, il nero e poi andiamo ad applicare l'occhietto. Quindi tutto sommato ti diverti anche perché sì, tu in questi corsi, mi dici un attimo, chi frequenta questi corsi in genere? Allora, ovviamente per lo più mamme che vogliono poi realizzare a casa da sole le torte per i propri bambini, quindi principalmente
Ecco, sono loro. Poi magari qualcuno che già... Ho sentito anche dei signori entusiasti, sì, di questa cosa. Sì, ci sono sempre più uomini e ragazzi che si appassionano e frequentano appunto i corsi. Ma ecco, è tornata di moda la torta, dimmi un po', vero? Sì. Ecco che fai adesso il corpicino. Vede, ecco così. Tanto Vanna, quanto deve cuocere la nostra torta? Una ventina di minuti. Ecco fatto. 20 minuti e il fuoco senza stare ad aprire, non c'è lievito, quindi in teoria deve rimanere un po' bassa, no? Come torta. Sì, sì. Mm? Allora, chiamami fra breve. Ora che dobbiamo fare qui? Facciamo i pallini della coccinella. A me sono piaciute le perle di quest'altro dolce. La Jewel's Cake. Devo far qualcosa? I pallini, Anna Maria. Aiutami un pochino così. Vanna, vieni con i pallini. Vieni con i pallini. Vieni, vieni. Certo, qui c'è veramente da perdere tempo, eh? Eh sì. Pallini per fare la coccinella. Porta fortuna. Ancora? Mettiamo un altro pallino. Tiè. Ok. Penso poi li andiamo leggermente... Ecco. A comprimere la torta così. Che ti ha dato più soddisfazione? Ogni torta, Anna Maria, è una grande soddisfazione. Io ho avuto clienti, bambini, che sono venuti in negozio a conoscermi di persona e sono partiti dall'entrata e sono arrivati in laboratorio abbracciandomi. Grazie, grazie, grazie. La fata delle torte. Ed è proprio la soddisfazione più grande. Poi è capitato appunto anche tramite i miei amici, perché ho iniziato per hobby, ricordiamolo, le facce dei festeggiati. Quella è la più grossa. Qualsiasi cake designer ti dirà la stessa cosa, sì. I bambini toccano, ma è vera, si mangia? Sì, poi senti, dispiacerà anche un po' di mangiarla, sì, vero? Sì, infatti, però diciamo che io creo anche buone. I topper, questi tridimensionali, questi topper? Modelling, tipo questi personaggini, queste cosine, che volendo si staccano dalla torta e si tengono per ricordo. Ricordiamo che lo zucchero è un conservante naturale come il sale e che una volta seccato si mantiene nel tempo, come le mie torte da esposizione. Quindi, e il dentro, scusami? È tutta pasta di zucchero quando si crea praticamente personaggini, e quindi si secca e sta lì. Ora speriamo che la Vanna non venga in mente, fra tutti i corsi e i diplomi che ha, di venire anche da te, perché sì, c'è capace l'aspetto, anche da Siena. Dove tieni i corsi? Dipende, in qualsiasi location, che può essere un albergo, un circolo. Dove ma tu, ma anche ce li hai a casa tua i corsi o no? No. Quindi sono su richiesta? Sì, diciamo di sì, o quando li organizzo io praticamente, come l'ultimo. Tutto te, sì, metto a disposizione io mattarelli, tutto qua. Quanto, che ovviamente però è incomodato, quindi riprendo, mentre la torta viene portata a casa, confezionata, rilascio un piccolo attestato di partecipazione. E quanti giorni ci vuole per imparare? No, noi questo qui era dalle 9 alle 1, vabbè, abbiamo un po' sforato di qualche ora, ma diciamo nel 5-6 ore riusciamo a realizzarlo. Anche il pan di Spagna, no? No, solo sui allora, dammi. Solo che sono il decoro. Sì, che sono delle basi in polistirolo. Quindi facciamo, capito Vanna, facciamoci il muffin in polistirolo, no? Vai a vedere la torta! È pronta! È pronta? Vai, qui! Tiè. Eccola! Eccola qua! Sembra quasi una torta di formaggio, pensa un po', vero? C'è il mascarpone. E ora si deve mettere dell'altro, cioè ancora da decorarla. Questa è la serata del decoro, eh? Sì. Chi decora di qua? Chi decora di là? Insomma, devo dire la verità, in questo periodo viene voglia a casa per i ragazzi, per invogliarli anche a capire quanto facciano meglio i dolci fatti in casa rispetto alle merendine acquistate. Certo. Insomma, si finisce col... essere incentivate nel preparare sì. i dolci, vero? È un Fatto, periodo perfetto. Sì. Poi il massimo dell'exploit è sotto le feste di Natale, poi una serie di pentimenti a gennaio e poi si ricomincia verso Carnevale, almeno noi. Adesso senti, questo quindi non prevede l'uso di creme ulteriormente. Ma semplicemente mettere questo. Senti, io direi di, mentre tu decori, quindi ti seguiamo piano piano, con il decoro qui sono uva.
uva nera, uva bianca e griglie di noce. E griglie di noce, quindi proprio la stagione. Sì. Non sei soddisfatta, no. Vedo, del tuo decoro. Allora, io direi di passare alla videata degli ingredienti, perché chi volesse fare questa torta, che è un mascarpone che diventa un soufflé della nostra Vanna. Ah no, tiramisù che diventa un mascarpone, il mascarpone non si sa, insomma, comunque un'ottima torta. Mi dici tutti gli ingredienti e come si fa, per favore? Sì, allora, per la pasta frolla 250 g di farina, 120 g di burro, 100 g di zucchero a velo, un pizzico di sale, due tuorli d'uovo e un cucchiaio di cacao amaro. Poi la mettiamo in frigorifero, la stendiamo, foderiamo una teglia tonda, a cerniera, e poi per la crema prepariamo 5 rossi di uovo, li montiamo con 10 cucchiai di zucchero, aggiungiamo mezzo chilo di mascarpone, incorporiamo tutto e poi mettiamo le chiare d'uovo montate a neve. Che vanno amalgamate piano, lasciando ancora qualche pezzetto, dal basso, vero? Verso l'alto, lasciando ancora un po' di spumina delle chiare montate. Mettiamo tutto nel guscio di pasta frolla e inforniamo per circa 20 minuti a 170 gradi. Il fatto che si sia abbassata e abbia creato questa sorta di cratere va bene, vero? Eh sì, perché è come un soufflé, il soufflé gonfia tutto e poi quando si comincia a raffreddare si riadagia, però questo guscio poi viene riempito, questo bordo viene riempito con questa frutta. Quindi la frutta, ma possono essere anche pesche sciroppate, fichi, quello fichi che vi caramellati, pare. Sì, sì. Brava Vanna, allora continua il tuo decoro, noi torniamo a seguire, oggi siamo tutta una decorazione, se continuiamo a seguire invece la Marzia nel suo completare questa torta per bambini, dove il più buono è il dentro, che ripetiamolo, sì, è il pan di Spagna, sì, no? Quindi un interno, diciamo, all'italiana. E un pan di Spagna farcito con una diplomatica e poi con frutta, gocce di cioccolato, granella e nocciole, veramente ce n'è per tutti i gusti. Andiamo a creare. Poi sopra abbiamo messo, per isolare da questa patina bianca che voi vedete, e il pan di Spagna, per isolarlo, è stata messa una crema al burro. Sì. Che è fatta come, lo vogliamo ricordare? Con del burro pomata, quindi a temperatura ambiente molto morbido, montato in planetaria o con un frullino da casa, con lo zucchero a velo. E poi ho aggiunto del cacao, quindi la versione al cacao, e un po' di alcolato all'arancia per fruttarlo un pochino. Ecco. Ecco. Questo qui poi appunto isola il tutto e sopra mettiamo questa pasta di zucchero, che si fa come? Praticamente metto una pallina, posso? Sì, sì. Il mio decoro. No, non metto niente. Che si fa? Un funghino, lo metto anch'io. Facciamo i pallini per i funghetti. I pallini per i funghetti, sì. Ecco. Allora, dicevi? Praticamente, ovviamente io la compro già fatta perché ne uso quantità industriali, però si può realizzare benissimo anche a casa. Infatti è a base di zucchero a velo, ovviamente, di gelatina, un po' di burro, della gelatina a fogli, e poi viene tutto mescolato nel robot, quindi proprio si forma una pallina all'istante, viene tolta, lavorata un pochino a mano e poi o utilizzata subito oppure conservata, come vedete, in dei sacchetti oppure in delle scatole ermetiche. Dopodiché questa pasta di zucchero viene lavorata con un mattarello che abbiamo visto, sì, bianco, possibilmente antiaderente, perché con legno seccheremo la pasta, e creiamo una sorta di copertura bianca, bella. Dello spessore abbiamo detto che più è fine, secondo me è più buona, però in America invece fanno anche più grande. Ma anche perché sennò si vede troppo difetti della torta, la torta sotto poi comunque, essendo all'italiana con dell'acqua libera dentro, dovuta alla crema piuttosto che la panna e la bagna stessa, si andrebbe Senti, a rovinare. Io non so dove mettere il mio pallino, io lo metto lo stesso. Dove qua. Entra? Anna Maria, non ti preoccupare. E, dicevamo che appunto il segreto sta nello spatolare ben bene con lisciare, lo smoother, sì. Lisciare, accarezzare, insomma coccolarsela, perché bisogna soprattutto sentire in questo rapporto proprio fisico, sì, con le mani. Sì, sì, bisogna proprio sentire la torta. Se ci sono le imperfezioni, quindi porvi rimedio in quel caso. Dopodiché la tagliamo e intorno iniziamo il decoro, che viene fatto
guardate, proprio particolare, permetti un attimo, viene fatto usando altra pasta di zucchero colorata. Aspetta, perché volevo orientare... Oh, mamma mia! Poi pesano, eh? Vedete qua? Bella, eh? Senti, non vorrei smontare questa meraviglia, ma si può anche tagliare? Eh sì, dopo la tagliamo. Eh sì. Bello. Che ci manca secondo voi? Un cuore, mettiamoci anche un cuore. Un altro po' di fiorellini. Altri fiori, sì. Vanna, fammi vedere la tua. Bella, anche questa, bella. Proprio una torta d'autunno, fichi, no, fichi non me li sono sognati, noci e uva. E uva. Brava, brava, anche tu. Quindi abbiamo, vedete, due versioni, la versione della torta di casa, anche se fatta da una grande pasticcera, e proprio il massimo, il cake designer. Altri fiori. Allora, ho fatto un altro... Sì. Faccio una margherita, senti, per conto mio. Vieni, Vanna, a fare la margherita. Aiutami. I petali, ricordiamo le torte di Marzia in via, io faccio i petalini, in via a Prato, in via Ernesto Guevara 12, sì. E poi il fatto di poter chiamare, ovviamente per prenotare, perché ovviamente per andare proprio a progettare la torta in ogni minimo particolare, quindi quanto tempo prima ci vuole? Ora come ora diciamo una settimana, 10 giorni. Quindi ci vuole. Per le wedding cake molto di più, ecco, bisogna prepararsi. Sì, un po' di più. Assolutamente, però possiamo anche ordinare per esempio per un battesimo 100 biscotti o 100 decorato. Mini cakes, eh? Sì, 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 assolutamente. Posso mettere il petalone? Sì. Devo prendere la colla? Ecco, guardate qua, io lo metto qua. E adesso sai che cosa facciamo? Con l'ultimo mazzolino concludiamo, non so se ce la facciamo a tagliarla e a vedere come sono belle anche dentro. Qui abbiamo tutta la ricetta con la videata degli ingredienti, non ce la facciamo a tagliare, immaginiamoci quanto è buona sia questa torta che è la torta della nostra Marzia che ci aspetta a Prato, sia la torta della Vanna che eccola qua. Guardate, un'altra meraviglia. Quindi tutto torto, le torte fanno bene, ci rendono più buoni, più felici, anche un po' più grassi, ma pazienza. Arrivederci, assolutamente.